Isola dei Famosi, nuove concorrenti, Azzei, Madre Natura, Alessia Mancini. Isola dei Famosi, tre nuove naufraghe, Bianca Azzei, Paola Di Bendetto e Alessia Mancini, Cecilia Capriotti confermata. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per iniziare. Questa volta, Alessia Marcuzzi si troverà a lavorare insieme al bellissimo Stefano De Martino. La conduttrice e il ballerino terranno a bada un cast davvero numeroso e soprattutto molto interessante. I concorrenti del reality show sono già stati rivelati ma, a quanto pare, altre tre donne sembrano pronte a raggiungere l'Honduras. L'ultimo numero del settimanale Chi, in edicola da oggi 20 dicembre 2017, ha infatti lanciato i nomi di altre super famose nel mondo dello spettacolo, riconfermandone anche una quarta. Si era già parlato della presenza di Cecilia Capriotti, bellissima showgirl italiana di 41 anni che oggi, la rivista di Gossip, riconferma a gran voce. In ogni caso, gli autori del programma hanno sentito il bisogno di chiamare altre tre persone. Isola dei Famosi, tutto sulle tre donne che sbarcheranno in Honduras. All'Isola dei Famosi sta per arrivare anche la cantante Bianca Azzei. La donna è stata lasciata da pochissimo tempo dal pilota Max Biaggi. Per lei è stato un duro colpo da digerire e senza dubbio, partecipare al reality show di Canale 5 le farà molto bene. Anche Paola Di Benedetto, secondo Chi, è una delle nuove naufraghe di questa nuova edizione. Lei è una delle ballerine di Colorado. Ma la sua ammagliante bellezza viene ricordata soprattutto per aver preso parte a Ciao Darwin 7 nei panni di Madre Natura. Terza nuova concorrente dell'isola pare essere proprio Alessia Mancini. La presenza di quest'ultima potrebbe portare alla trasmissione qualche colpo di scena molto interessante. Isola dei Famosi, Alessia Mancini e Stefano Bettarini, scintille o pace? Secondo il settimanale Chi, Alessia Mancini è una delle nuove naufraghe dell'isola. In ogni caso, però, la donna sembra non essere molto felice per la presenza di Stefano Bettarini. I due sono stati insieme e lei è una delle donne che l'ex calciatore nominò nella casa del Grande Fratello VIP. La convivenza forzata in Honduras potrebbe far sì che tra i due ci sia più di un colpo di scena. Si attendono liti e perché no anche qualche gesto di pace. Staremo a vedere.